Cosa succede in città? Beh, sono passati 50 anni, 8 duplici omicidi, ma ancora, diciamo, pressoché ogni giorno c'è una nuova indiscrezione, una apparente svolta nei casi del mostro di Firenze e l'ultima riguarda il possibile legame con un serial killer americano, Zodiac, questo criminale mai identificato, ma che potrebbe, secondo alcuni, essere la stessa persona che poi è diventato il mostro di Firenze, quindi avrebbe agito prima negli Stati Uniti, poi in Toscana, a Firenze e dintorni, e poi addirittura ci sarebbe anche un'ipotesi su chi questa persona potrebbe essere, spiegata da un giornalista che ha pubblicato un articolo sul giornale. Vicenda che naturalmente suscita molto interesse, ma anche qualche scetticismo, e noi stamani vi raccontiamo come potrebbero stare le cose alla luce dei documenti. Lo facciamo, come spesso facciamo, insieme a Paolo Cocchi, autore, documentarista, regista, autore del libro Il mostro di Firenze al di là di ogni ragionevole dubbio, autore recentemente della Zona Oscura, video racconto a 50 anni dal primo degli 8 duplici omicidi. Paolo, ben trovato e grazie per essere con noi. Buongiorno, grazie a voi. Prendiamo le mosse dall'ultimo capitolo su questa filone del possibile accostamento tra Zodiac e il mostro di Firenze, che è un raffronto fatto l'altra sera, due sere fa, a Chi l'ha visto, tra un documento che fu recapitato, una lettera che fu recapitata a un giornalista di Repubblica che seguiva le vicende del mostro e che riportava, insomma, tutta una serie di segni astrologici in qualche modo riconducibili ai duplici omicidi, e una lettera, perché anche Zodiac mandava delle lettere, che mandò in occasione di uno dei suoi crimini. Messi a confronto l'uno con l'altro, Chi l'ha visto ha provato a trovare delle somiglianze che, secondo te, documenti alla mano non ci sono, o meglio, documento alla mano, perché tu hai recuperato un documento di cui ci parli stamani. Sì, documenti alla mano non ci sono assolutamente, quindi sono, diciamo, notizie che fanno un po' audience. Questo documento io lo recuperai dalla documentazione dell'avvocato Bevacqua, conoscevo benissimo già anni fa, ed era appunto una lettera anonima di probabilmente un astrologo che indicava attraverso dei segni astrali le date degli omicidi, niente di più. Fu periziato dalla poesia scientifica questa lettera anonima, e non diceva nulla, quindi non è collegabile né al mostro e né tantomeno a Zodiac, perché Zodiac non utilizzava quella simbologia. Zodiac utilizzava più linguaggi, più codici diversi, ma non mi risulta che utilizzasse i simboli astrali per mandare le lettere. Questo al di là poi della nuova pista, tra virgolette, che indicherebbe per questo giornalista Bevilacqua come autore dei delitti sia di Zodiac che del mostro di Firenze. Io su questo non vorrei entrare in merito, perché giustamente non mi sembra corretto, non conoscendo i documenti, però sulla lettera posso dire che documentalmente noi abbiamo una perizia della polizia scientifica fatta nell'89 che la trasmissione non ha mostrato, però perché ho dato io la lettera a Chi l'ha visto, questa lettera qui, però ci dice chiaramente che non è assimilabile al mostro per tutta una serie di motivi tecnici e fattuali, che se vuoi li illustro rapidissimamente. Sì, ecco, spieghiamo bene, perché questa è una perizia, tra l'altro, che ha analizzato sia il materiale con cui era composto questa lettera, sia il contenuto. Sì, dunque, allora, la lettera è, apparentemente a colpo d'occhio può dare una suggestione, perché è scritta con i ritagli di giornale, però i ritagli di giornale non sono i ritagli di giornale, hanno altri caratteri rispetto a quelli che utilizza il mostro.
sì, quando scrisse Silvia della Monica. La busta è di un'altra, marca, di un'altra fattura, quindi la busta per imbucare. La francatura è completamente diversa, proviene da un'altra città, da Como, quindi non c'entra nulla con la zona fiorentina e con la lettera del mostro. Utilizza una colla, io ti sto dando dei dati tecnici che ho acquisito dalla perizia. La perizia che poi pubblicheremo sul nostro sito www.lediate.it. Sì, se sì, infatti tu faccia vedere sia la lettera che la perizia, perché certo, faremo per il pubblico che si renda conto, insomma, che siamo un po' alla frutta sulle notizie sul mostro. E poi altri elementi che io ho scoperto, che questa lettera non si leggeva il destinatario. Io sono riuscito, attraverso una ricerca, a capire a chi era indirizzata, ed era indirizzata alla vecchia sede di Repubblica, della cronaca di Repubblica, in via Maggi 35, al giornalista che scriveva di mostro, Paolo Vagheggi. Quindi molto probabilmente un astrologo che nell'88, quindi posteriormente ai delitti, spedisce questa missiva, ma non ha nulla a che vedere con il mostro. Ecco, non ha niente a che vedere con Zodiac, non ha niente nemmeno a che vedere direttamente con il mostro, perché non fa altro che indicare una serie di date che però già si conoscevano, perché gli omicidi erano già avvenuti. L'unica futura successiva è una data che si può desumere, che riporterebbe al 1990, e indicherebbe un omicidio che in realtà non è mai avvenuto. E non è mai avvenuto. L'elemento che avrebbe potuto dar credito a questa lettera e poi non c'è. No, ma la cosa poi mi stupisce che io queste cose ho partecipato a chi l'ha visto proprio due sere fa, sono state tagliate. Io ho fatto un'intervista molto lunga e invece sono state tutte tagliate, come è stato tagliato io ho parlato del giorno della morte, no? Ricordi dei ragazzi francesi, perché bevi l'acqua, il testimone che adesso viene, no, indicato, parla appunto lui stava vicino, abitava vicino in quel periodo a sì, abitava vicino, poi dice che vede i ragazzi alcuni giorni prima. Quindi io ho fatto tutto un racconto che è stato completamente tagliato dalla trasmissione sul giorno della morte, che poteva essere interessante, insomma. Certo, cioè, tra l'altro c'è invece un passaggio che è stato riportato dove tu dici che Bevilacqua ha sentito al processo, quando insomma di fatto accusò anche Pacciani, fu tra gli accusatori di Pacciani, lui dice di aver sentito la notizia dell'omicidio la mattina alla radio. Beh, non poteva essere quella mattina perché il ritrovamento non era ancora avvenuto, e quindi però da lì poi parto con quello era propedeutico a un discorso che è molto più serio, cioè che parlava del giorno, e invece è stato, diciamo, tra virgolette usato per un'altra impostazione del servizio. Esatto, perché tu hai sostenuto, ed è insomma anche qui con le perizie di entomologi alla mano e dei medici legali e i pareri autorevoli medici legali, che quella data dell'ultimo duplice omicidio vada cambiata, e questo lo scrivi nel libro Mostro di Firenze, al di là di ogni ragione o di dubbio, come abbiamo spiegato tante volte. Sì, o quantomeno verificata dagli inquirenti, certo. Quindi sono 3 anni che è uscita questa cosa. Insomma, penso che sia dopo che venga verificata, perché se ci sono 6-7 medici legali ed entomologi che ci danno questa indicazione, credo che dobbiamo dargli ragione, dobbiamo dargli credito, va bene? O quantomeno verificarlo. Insomma. Allora, grazie a Paolo Cochi, troverete poi la lettera, ma accompagnata anche dalla perizia che di fatto smonta le possibilità, per quanto suggestive, di un legame con i crimini commessi da Zodiac e quelli del mostro di Firenze. Le troverete sul nostro sito www.radioradio.it. Grazie mille a Paolo Cochi. 10:45 minuti, torniamo tra poco. Cosa succede in città? Continuiamo a raccontarvelo tra qualche istante. Attenzione, attenzione! Speciale chilometro zero 2018.